Invito a salire al tavolo i relatori, autorevoli relatori, allora il dottor Ocleppo, il dottor Sugamiele, il dottor Barberis, il dottor Pettenello, Bellini e Dottavia. Mentre salgono, stavo riflettendo che abbiamo un panel singolarmente ben scelto. Abbiamo un rappresentante industriale, il dottor Ocleppo dell'Unione Industriale di Torino, che è vicepresidente dell'Unione Industriale di Torino ed è anche presidente della sezione ICT, e quindi è un rappresentante delle imprese che della formazione continua sono fruitori, insieme ai lavoratori naturalmente. Poi abbiamo il dottor Barberis, che è un rappresentante, anzi il presidente di Union Formazione, che è un'associazione. Dov'è? Qua. Che è un'associazione di imprese fornitrici di formazione. Poi abbiamo l'ISFOL, che è il soggetto istituzionale del Ministero del Lavoro che si occupa di politica della formazione permanente, linee strategiche, la incoraggia, ne definisce, come dire, gli standard e l'importanza. Poi abbiamo un fondo interprofessionale, che non sottovaluterete quale ruolo importante ha nel promuovere la formazione permanente, specialmente in questi tempi. Abbiamo un soggetto scientifico che è Laica e dulcis in fundo abbiamo un decisore politico, un assessore all'istruzione, no? Della provincia di Torino. Mi sembra veramente ben assortito. Io seguirò, allora intanto abbiamo credo un po' più di 2 ore, no, che dico, un po' più di un'ora e mezza. Il che significa che con un quarto d'ora circa a testa ce la facciamo tranquillamente per chiudere all'una e rispettare l'orario. Seguirei senz'altro l'ordine, salvo una piccola eccezione, se naturalmente gli interessati condividono. Darei la parola per primo al dottor Barberis, che tra l'altro ci presenterà una ricerca, perché adesso abbiamo avuto un interessantissimo, come dire, scenario qualitativo della formazione, ma forse, se ho capito bene, il dottor Barberis ci dà anche qualche numero, quindi qualche dato quantitativo di che cosa sta accadendo, di che cosa accade sulla formazione continua. E io credo che avere qualche dato quantitativo, numerico, di scenario sia un'ottima introduzione anche per tutti gli altri interventi. Siete d'accordo, dottor Barberis? A lei la parola. Ha una presentazione? Ah. Va bene, ricordiamocela questa frase finale che ci potrà tornare utile. Bene, buongiorno a tutti. Fatemi trovare solo la mia presentazione, che ovviamente non so dov'è. Vabbè, mentre magari qualcuno mi aiuta. È già scaricata, però. Un attimo, fine presentazione, facciamo così, perché tra le altre cose, la mia, eccola qua, la mia presentazione, ho portato il PowerPoint, ma Vicino, vicino al microfono non, poi. sì, ho portato il PowerPoint, ma non si apre, e allora utilizzerò il testo, diciamo, iniziale, ecco. Innanzitutto, chi è Union Formazione? Union Formazione nasce sostanzialmente da un'esigenza di unire i soggetti che fanno formazione, e fanno addestramento. Pertanto parliamo sostanzialmente di tutti questi soggetti e di tutti questi enti che lavorano con le aziende, che lavorano con le istituzioni. L'idea di fondo di questa nostra ricerca, che l'avevamo fatta nel 2009, era capire sostanzialmente lo stato dell'arte della domanda e dell'offerta della formazione, cioè vale a dire. In quel momento noi, in qualità di attori, che tipo di offerta abbiamo sul territorio e soprattutto se questa offerta è attagliata ed è allineata alle specifiche esigenze, insomma, della formazione dell'adulto. Cosa è emerso? È emerso un dato che è abbastanza, come posso dire, preoccupante. Perché da un lato abbiamo il campione innanzitutto. Abbiamo intervistato circa 2.000 aziende, pertanto un campione significativo. Le interviste sono state fatte telefonicamente. Sto cercando un
una torta che dovrebbe esserci, ripartiti sostanzialmente a livello Italia, il 60% ovviamente siamo sul centro-nord Italia. I riferimenti, ecco, di queste aziende sono sostanzialmente dai 400 dipendenti ai 300, ai 500 dipendenti in su, eccetera. Prego? Non si sente bene? E se non parla vicino. Grazie. Pertanto abbiamo voluto proprio fare una serie di domande per far emergere sostanzialmente innanzitutto una coscienza nel attivare le pratiche formative all'interno delle aziende, da una parte. Pertanto una ricerca di una consapevolezza sul valore e sul vero valore dell'utilizzo della formazione, riferito a questo tipo di campione. In effetti, come dicevo prima, la segmentazione geografica è stata fatta appunto. Innanzitutto partiamo da intervistare quelle aziende dai 50 ai 100 dipendenti, che ne abbiamo intervistate, va bene, 400, e dai 100 dipendenti ai 300, dai 300 ai 500, dai 500 ai 1000 e oltre i 1000. Questo come segmentazione di numero e geografica. Ovviamente la presenza è molto più massiva, insomma, nel nord Italia, nel centro e nel sud. Ma non mi voglio concentrare su questi dati, perché voglio invece lavorare con voi, no, sulla riflessione sui dati quantitativi, su dati qualitativi, insomma, per fare emergere la riflessione di questo. Morale, qui si è chiesto per esempio di queste società quante sono coloro le quali hanno fatto formazione per esempio nel 2009 e le 400 società della prima fascia dai 50 ai 100, solo il 10% ha attivato progetti di formazione. Cosa vediamo? Che più andiamo avanti e più sostanzialmente la riflessione, il focus della ricerca è orientata sulla grande impresa, è normale che sale il livello, insomma, di coinvolgimento dell'atto formativo. E qui voglio fermarmi. Perché? Perché dobbiamo parlare di una cultura alla formazione, cosa che oggi in Italia non l'abbiamo. Andando avanti sulla ricerca è emerso un altro dato molto inquietante, cioè che oggi la stragrande maggioranza delle imprese fa formazione esclusivamente se ha i finanziamenti. Lo ripeto, ci troviamo davanti a un mercato che è drogato, a un mercato dove sostanzialmente le aziende, ancora meglio, l'imprenditore o il management rilega lo sviluppo della sua azienda, delle sue organizzazioni, esclusivamente al fatto se ci sono o non ci sono dei finanziamenti. Vedremo poi più avanti, che abbiamo fatto una statistica, che più o meno il 50% la ragiona così. Vi sembra normale? D'altra parte, mi sto rivolgendo magari al collega che rappresenta un fondo, no? Più o meno 10-11 anni fa, insomma, no? All'apertura dei fondi interprofessionali con la legge 388, noi del settore eravamo molto entusiasti di questo strumento. Ma sta funzionando? Questa è la domanda, per esempio, da chiedersi. Perché voi sapete che il gettito dello 0,30% oggi in Italia vale 800 milioni di euro all'anno. Viene opzionato esclusivamente per la metà, per 400 milioni di euro. E di questi 400 milioni di euro, 250 sono opzionati dal fondo di Confindustria. Ma e gli altri? Allora, non voglio fare sostanzialmente un ragionamento della statistica dei polli, perché così appare che metà delle imprese italiane va a opzionare a favore, consapevolmente o inconsapevolmente, perché alcune volte noi o i nostri associati andiamo in azienda e questi imprenditori non sanno nemmeno di avere opzionato su un fondo, perché magari il consulente del lavoro ha barrato il DM10,
inconsapevolmente si trovano magari dei fondi. Ecco che oggi ci troviamo davanti, credo, a una crisi esistenziale del nostro settore. E pertanto perché? Perché da una parte abbiamo sostanzialmente una sfiducia e soprattutto una non comprensione del valore che la formazione ha, o ancora meglio, che le pratiche formative hanno in seno alle aziende. E noi veniamo sempre dopo un qualcuno che dica sì, effettivamente mi serve. Facciamo solo il caso, visto che è cronaca, della formazione sulla sicurezza, per quanto riguarda, per esempio, la sentenza qui su Torino, insomma, della ThyssenKrupp. Se voi vi ricordate, le prime pratiche sulla sicurezza nacquero, o abbiamo testimonianza storica, dal 1955 in avanti. Negli anni Ottanta, chi si occupava di formazione, in quel momento andava a proporre presso le aziende i corsi sulla sicurezza. E cosa succedeva? Sì, guarda, non mi interessano, non ne sento l'esigenza. Oggi i colleghi che si occupano dei corsi sulla sicurezza, l'altro giorno ero a Bologna in un altro convegno, appunto, che c'è la fiera sulla sicurezza, hanno avuto e stanno avendo delle impennate di lavoro. Ma perché questo? Perché allora abbiamo un elemento coercitivo che è la legge che ti impone di far questo? Ma e allora, scusate, il modello al fine di divulgare che cosa sono le pratiche formative deve passare attraverso un'obbligatorietà legislativa? Non ci siamo, perché voi sapete benissimo che trovata la legge troviamo l'inganno, o quantomeno troviamo tutte quelle pratiche che ci consentono in quel momento di tergiversare. Ecco allora che io credo che tutti a livello istituzionale dobbiamo certamente proporre che cos'è un cambio di paradigma e segnare una strada che vada verso un passaggio da un vuoto di consapevolezza, cioè so che esiste la formazione, però la formazione non sempre vedo gli effetti, e poi vi parlerò del perché secondo noi non si vedono gli effetti. Ha un pieno di consapevolezza. La formazione mi può aiutare effettivamente a sostenere lo sviluppo del sistema paese. Pertanto è un problema culturale che noi abbiamo. Non a caso i fondi, e poi il collega credo che, non so se sia anche il vostro caso, molti fondi non arrivano, cioè arrivano sostanzialmente a fine anno con delle giacenze che non riescono comunque a spenderli. E questo allora perché sta succedendo? La ricerca forse del perché la dobbiamo comunque spostare sugli operatori. Cosa sta succedendo in questi anni a livello degli operatori della formazione? Sta succedendo che stiamo vivendo in alcuni settori l'assalto alla diligenza. Stiamo avendo sostanzialmente dei furbetti del quartiere che si professano formatori, che utilizzano società esclusivamente per beneficiare di alcuni fondi. E allora c'è da chiedersi in quel momento il perché succede. Ma vi par logico che all'interno del nostro sistema non abbiamo un sistema di regolamentazione di chi fa formazione? Al di là, e forse su Gamere non concorderà con me, al di là del fallimento dei processi di accreditamento regionali, perché il primo accreditamento regionale lo si faceva, sapete su che cosa? Sul numero dei gabinetti, perché in base al numero dei gabinetti tu potevi avere un certo numero di allievi. Il secondo livello di accreditamento l'abbiamo basato, o quantomeno è stato basato da alcune regioni, su che cosa? Oltre, diciamo, alla struttura fisica, anche sulla valutazione curricolare. Ma allora noi per esempio qui diciamo, ma scusate, non sarebbe opportuno fare una sorta di patentino in modo tale che andiamo ad attestare specificatamente le competenze di chi fa formazione?
Vi par normale che chi va a gestire una società di formazione, un ente di formazione, in quel momento magari sia un imprenditore che proviene da un altro settore o sia un pensionato dirigente che si mette a fare il nostro lavoro? Vi faccio un esempio attuale. Voi sapete che da un mese e mezzo a questa parte il Ministero di Giustizia ha attivato le pratiche della mediazione, cioè come sistema alternativo alla giustizia. Benissimo. Ovviamente io sono un imprenditore della formazione, perché sono 25 anni che mi occupo di questo, di cui 15 anni gestisco un ente. E ci siamo accreditati anche a noi. In questo momento abbiamo fuori nel nostro ente una fila, circa una cinquantina di curriculum che vogliono insegnare mediazione. La stragrande maggioranza chi sono? Sono dei commercialisti, sono dei geometri e sono degli avvocati. Benvengano. Nel processo di selezione noi gli chiediamo, facciamo una domandina, gli dico scusami, ci vuoi dire per favore, visto che la materia specifica parliamo sostanzialmente di negoziazione, parliamo di composizione del conflitto, parliamo in quel momento di comunicazione interpersonale. Mi vuoi dire per piacere in che modo tu, o ancora meglio, quale metodologie vai ad utilizzare e a cosa ti ispiri come composizione delle metodologie di apprendimento dell'adulto? Mi sembra normale, scusate. Facciamo questo di mestiere? Allora, se lo facciamo, ci deve essere nel DNA. Ah no, ma guarda, io sono un avvocato, Questo per dire che stiamo assistendo ovviamente a una serie di assalti alla diligenza. E questo non va assolutamente bene. Perché? Perché di fatto si scontrano sostanzialmente con una non educazione al sistema. Provate a immaginare quell'impresa, e qui per esempio la ricerca lo dice, che la formazione non viene comprata perché non sanno comprare formazione. Non vi è sostanzialmente, non vi sono generalizzati dei criteri decisionali così trasparenti e così limpidi nel valutare un fornitore, se vogliamo chiamarlo fornitore, o un docente o un ente, a fronte di un altro. Ma perché? Perché innanzitutto noi troviamo il responsabile della formazione, cioè questa figura tecnica, certamente su quelle dimensioni che vanno dai 500 dipendenti in su e non certo sotto. Perché? Perché oggi il direttore del personale cosa ha fatto? Ovviamente per una contrazione di budget fa anche il direttore della formazione e non sempre conosce le pratiche formative. Ecco, allora vedete che davanti a uno scenario dove abbiamo un vuoto di consapevolezza sul perché e sul valore della formazione e dall'altro abbiamo il sistema della formazione che è ancora oggi disallineato, perché oggi non è pronto sostanzialmente a voler gestire questo albero di transizione, ecco allora che noi tutti che ci occupiamo dobbiamo veramente fare qualcosa. E a livello istituzionale, noi per esempio in futuro saremo promotori insomma, di un decreto legge che sostanzialmente tenderà ad approcciare l'azienda e far sì che l'azienda possa, un po' sul modello francese, no? Possa effettivamente arrivare sulla formazione. Però noi operatori dobbiamo sostanzialmente lavorare in sistema e con il sistema, col sistema dei fondi, col sistema delle università, perché solo così facendo noi assieme possiamo sostanzialmente attivare un processo culturale sulla formazione, cosa che invece oggi siamo davanti a un processo aculturale. Io terminerei qui sostanzialmente. Grazie. Grazie dottor Barberis. Mi sembra sia stata un'intuizione giusta da farla parlare per primo, perché ha sollevato una serie di argomenti, oserei dire anche qualche provocazione estremamente stimolante. Bene, Ocleppo, dottor Ocleppo, vicepresidente Unione Industriale di Roma e presidente della sezione del terziario ICT.
Buongiorno a tutti. Direi che le aziende sono state tirate piuttosto in ballo dall'intervento del dottor Barberis. Quindi spero. Sì, più o meno, ma giustamente comunque, non era una critica. Allora, partiamo prima di tutto da un altro punto di vista che forse è in qualche modo connesso a quello che io faccio, cioè io gestisco delle aziende che comunque hanno una fortissima componente tecnologica. Per quello che io vedo, oggi chi vuole aspirare ad un ruolo in qualche modo decisionale, se non manageriale, non può prescindere dalle conoscenze tecnologiche che pervadono qualunque cosa, qualunque strategia un'azienda intenda mettere in piedi. Penso che oggi anche un avvocato, se vuol fare bene il proprio lavoro, non possa prescindere da una certa base culturale, da una certa base formativa sugli aspetti tecnologici che in qualche modo ormai direi che pervadono completamente la nostra vita e il nostro lavoro. Quindi qui siamo al Politecnico e direi che è la sede forse migliore per esprimere dal nostro punto di vista, dal nostro punto di vista intendo da quello delle aziende, l'auspicio che la conoscenza tecnologica sia sempre più diffusa anche al di fuori di quegli enti formativi che sono preposti a questo genere di formazione. Proprio perché se non si conoscono i mezzi con cui si possono realizzare certe cose è molto difficile realizzarle. In quel caso lì si finisce per avere dei manager che dipendono da in qualche modo tecnici che magari hanno una discreta conoscenza della tecnologia, ma ai quali manca la visione a 360 gradi, soprattutto sugli aspetti strategici dell'azienda. Detto questo, visto che se ne è parlato anche prima, io sono dell'idea che il lasciar passare il concetto per cui le aziende assumono sulla base di raccomandazioni sia completamente sbagliato. Sia sbagliato perché, prima di tutto, non è vero. Che poi questo succeda, certamente, ma che sia vero nella maggioranza dei casi, questo assolutamente non esiste. Anzi, diventa un alibi per i ragazzi per non trovarsi dei lavori, per non impegnarsi nello studio quanto basta, per uscire dall'università con delle competenze tali per cui davvero ci sia qualche azienda che può essere interessata ad assumerli. E io questo lo vedo sempre più spesso sui giornali, sulla TV, perché sembra quasi che oggi tutte le aziende assumano per raccomandazioni. Io ho avuto tantissime segnalazioni di ragazzi da parte di conoscenti più o meno vicini a me, spero che continuino ad arrivarmi, perché se questo mi dà modo di trovare un ragazzo bravo sono ben contento che mi arrivino queste segnalazioni, ma di sicuro non esiste che io, ma come la maggior parte delle aziende, assumiamo delle persone per far piacere a qualcuno, assumendoci un costo che poi ci dobbiamo tenere per tutta la vita a fronte di nulla. Quindi questo voglio che sia ben chiaro, perché secondo me è un concetto che deve passare, perché altrimenti diventa veramente un alibi per uscire dalla scuola in qualche modo senza un impegno significativo e poi giustificare con questo il fatto di non riuscire a trovare un lavoro. Il secondo punto, che però, se vogliamo, è abbastanza vicino a questo, è anche la mancanza di volontà da parte dei nostri dipendenti, molto spesso, di formarsi. Io faccio un esempio per quello che riguarda la mia di azienda, poi per il resto conosco, sì, aziende di amici, ma non è che posso da questo dedurne un panorama nazionale. Io qui a Torino ho circa 250 dipendenti, penso 5-6 anni fa, abbiamo proposto un corso di inglese che si articolava su 2 ore alla settimana, al sabato mattina, per 6 mesi, 8 mesi, qualche cosa del genere,
totalmente rimborsato da noi ai dipendenti che lo terminavano con esito positivo. Positivo vuol dire che andavano la maggior parte delle lezioni e alla fine avevano acquisito una buona conoscenza per quello che era il corso, insomma. A fronte di questa proposta che è stata estesa a tutti i dipendenti, noi abbiamo avuto un dipendente che ha accettato di fare questo corso. Ora, questo è un altro aspetto importante che di nuovo bisogna far passare, perché se manca la cultura della formazione, del fatto di essere costantemente in qualche modo attenti ad una propria formazione che consenta anche nel futuro di garantirsi un posto di lavoro, perché a come cambiano rapidamente gli scenari, cambiano le piattaforme tecnologiche, cambiano i mezzi di informazione, cambia tutto nel nostro mondo ad una rapidità sicuramente molto superiore a quella di qualche decina di anni fa o anche solo qualche anno fa, questa disattenzione, questa mancanza di volontà poi si finisce per pagarla, perché una volta all'interno della propria vita lavorativa probabilmente non si arrivava a vedere tali cambiamenti da mettere in discussione il proprio posto di lavoro, oggi questo succede, se non c'è questa grande attenzione durante tutto il proprio percorso lavorativo, poi alla fine non ci si può lamentare se si arriva ad una certa età in cui la propria professionalità diventa obsoleta per l'azienda. Passiamo a questo punto a esaminare l'aspetto formativo da parte delle aziende. È verissimo che le aziende fanno poca formazione, è vero che la maggior parte delle aziende non sanno neppure che esistono questi fondi a cui si può accedere, ed è altrettanto vero che la maggior parte delle aziende fanno formazione se sostanzialmente finanziata. Però dietro ci sono tutta una serie di motivi. Ci sono delle aziende che non fanno proprio un percorso di formazione di dipendenti, ci sono tante motivazioni, però ce ne sono alcune su cui vale la pena di riflettere bene. La prima sono i costi. Anche sulla formazione finanziata l'azienda ha molti costi, deve sostenere dei costi importanti. Questo, se non viene ben compreso, rappresenta comunque un freno. Un altro freno importante che molte aziende hanno, non nel mio settore, perché evidentemente noi per una serie di motivi siamo abituati a fare formazione continua, perché l'informatica cambia talmente rapidamente che evidentemente non se ne può fare a meno, ma molte aziende fanno un ragionamento di questo tipo. Io ho una persona che oggi mi costa un certo importo annuale, la formo, questa persona a fronte della formazione che mi è costata vale di più, la devo pagare di più, e questo è un aspetto che comunque frena purtroppo certe imprese, perché certamente non è un ragionamento corretto. Ce n'è uno che però è un po' più corretto di questo: io investo, formo una persona, questa persona, dopo che l'ho formata e ho sostenuto comunque un investimento su questa figura, dopo 2 mesi mi saluta perché ha trovato un posto in un'altra azienda dove può sfruttare anche le conoscenze che io ho contribuito a formare. Qui, secondo me, bisognerebbe in qualche modo riuscire a far sì che l'azienda che investe possa comunque avere, se non la certezza, un minimo di sicurezza di ritorno su questo investimento. Se io so che investo a formare una persona, dovrei anche sapere che almeno possa contarci per i 6 mesi, 1 anno, i 2 anni successivi, dipende dal tipo di investimento che faccio. Però questo è un altro aspetto che in qualche modo interviene in questi ragionamenti. Mi rendo conto che possono anche essere sbagliati, ma resta il fatto che sono i ragionamenti che oggi guidano il fatto che molta formazione che potrebbe essere fatta non venga fatta. Se non se ne tiene conto, possiamo raccontarci tante cose, ma poi alla fine continua a non essere fatta. Allora bisogna certamente far passare un certo tipo di informazione, bisogna certamente cercare di far capire il valore che ha la formazione dei propri dipendenti per gli imprenditori e per le aziende in generale,
però bisogna anche tenere conto del fatto che purtroppo esistono questo genere di ragionamenti, giusti o sbagliati, a seconda anche dei settori e degli investimenti che si fanno, però bisogna tenerne conto quando in qualche modo si mettono sul campo delle strategie di formazione. Una delle ultime cose che voglio così in qualche modo di cui voglio parlare sono i manager, perché dal punto di vista dei dipendenti, diciamo, più operativi, se vogliamo, al di là di tutti questi problemi che abbiamo visto, la formazione è più facile. È più facile per diversi motivi, perché parliamo di normalmente di componenti operative, di componenti tecniche, di aspetti che in qualche modo attengono il loro lavoro quotidiano. I manager tendenzialmente hanno alcuni problemi. Uno è un problema di tempo e di responsabilità all'interno dell'azienda, che già pone un grosso freno alla formazione. Il secondo è che tendenzialmente non sono così mentalmente predisposti al cambiamento, perché comunque hanno già, se vogliamo, raggiunto un certo traguardo, e per certi versi molti manager assumono la posizione di manager come un traguardo finale, cioè sono arrivato lì e a questo punto in qualche modo posso vivere, tra virgolette, di rendita. Questo è di nuovo un argomento molto importante, proprio perché i manager poi sono quelli che devono invece guidare le scelte strategiche dell'azienda e quindi sono quelli che dovrebbero, che hanno maggiore necessità di formarsi, anche perché normalmente arrivano ad essere manager ad una certa età, quindi appartengono ad un mondo che è comunque antecedente a quello nel quale l'azienda lavora, e sicuramente hanno più difficoltà oggi, con i cambiamenti che ci sono, ad interpretare sia il mondo attuale sia i cambiamenti futuri. Quindi la formazione dei manager in azienda è ancora, se vogliamo, un argomento a parte, che rappresenta maggiori costi, che ha maggiori difficoltà in molti casi. Quindi, di nuovo, secondo me è importante far passare una cultura generale, far capire a tutti che la formazione continua nella propria vita lavorativa è assolutamente fondamentale per mantenersi non solo il posto di lavoro, ma per mantenere quel ruolo che ciascuno si può guadagnare con le proprie conoscenze tutti i giorni all'interno delle aziende. Grazie. Grazie, dottor Gleppo. Prima di passare la parola al dottor Sugamiele, il prossimo relatore, lasciatemi fare una riflessione di quadro che sta emergendo e che, come dire, conferma una consapevolezza, credo, abbastanza diffusa e amara. Allora, siamo, credo, tutti convinti, ma tutti, credo, ma sinceramente, non ipocritamente, di quanto sia importante formarsi lungo tutto l'arco della vita, cioè sulla formazione permanente, sulla formazione del lavoratore, l'irrobustimento del posto di lavoro, la globalizzazione, la sfida, l'innovazione tecnologica, siamo tutti d'accordo. Ma questa formazione permanente stenta drammaticamente a decollare, cioè non si riesce a capire perché un concetto di cui tutti siamo convinti, a cominciare dal mondo politico, a finire alle aziende, non riesce a decollare. Ci sono alcuni elementi che evidentemente non si riesce a scardinare. È stato citato, ed è oggettivo, che per i lavoratori spessissimo è una cosa vista con disagio, ma confessiamolo tutti quanti, insomma, no? Col passare degli anni, il tornare a scuola, imparare, essere misurati, e va bene, quindi c'è una certa resistenza. Ho fatto l'esempio del corso di inglese, ma chi di noi non potrebbe fare esempi analoghi? Le aziende,
Le aziende è il secondo fronte. Le aziende da un lato sono razionalmente consapevoli dell'importanza, ma stentano a farla drammaticamente. Non solo perché è un costo, perché il lavoratore ti viene finanziata il costo della formazione, ma il lavoratore smette di produrre, ha dei costi che comunque sono drammaticamente veri. Non solo è drammaticamente vero il fatto che l'azienda è preoccupata perché tu formi un lavoratore, questo è pure brutto dirlo, voglio dire è impolitico, ma diciamocelo, formi un lavoratore, ci investi sopra, lo fai crescere, il giorno dopo quello sul mercato vale di più e ci sono, ahimè, aziende che invece di formare i loro lavoratori comprano quelli formati da altre aziende. È una cosa orribile, ma va così. Due mesi fa abbiamo fatto all'Unione Industriale di Roma un incontro tra le accademie, le sette università di Roma, 5 più CNR più la LUIS, i professori universitari guardavano sconfortati gli imprenditori e uno di questi professori universitari gli ha detto ma ti pare possibile, a parte il fatto che ha detto 50.000 euro per produrre in 2 anni un dottore di ricerca, ma ti pare possibile che non trovo imprese che mi finanziano con 50.000 euro la produzione? La parola non è particolarmente delicata, ma rende il pensiero. Un dottore di ricerca, il piccolo imprenditore gli ha risposto, vabbè, a parte il fatto che 50.000 euro di questi tempi per una piccola impresa non sono pochi, ma io ti finanzio la borsa di studio del dottore di ricerca, lo assumo, e quante probabilità ho che questo signore rimane a lavorare con me il tempo sufficiente che io ammortizzo l'investimento di 50.000 euro? Cioè l'accademico non l'aveva nemmeno pensato questo piccolo dilemma che io, come diceva poco fa Roberto Pettinello spiritosamente, non è che lo posso incatenare il lavoratore. Quindi, insomma, tutto questo porta alla formazione, non si fa. È inutile, non si fa. Un elemento, per esempio, che spingerebbe le imprese, io parlo del mio settore, l'Information Communication Technology, nel quale non fare formazione significa fare carachini, un elemento che spingerebbe le imprese sarebbe il mercato che riconosce questi livelli professionali, cioè il mercato che richiedesse valori professionali significativi. Noi a Roma abbiamo la pubblica amministrazione centrale. Ebbene, oggi le gare d'appalto in Information Technology si vincono al ribasso del prezzo, punto. Con tariffe catastrofiche, faccio nome e cognome, la Accenture, una delle più prestigiose multinazionali americane e mondiali, negli anni '80 vendeva il proprio professionista a 1.600.000 lire al giorno, le lire molti di noi ancora se le ricordano, oggi vince gare a 120 euro al giorno. Fatevi la proporzione e ditemi come fa l'Accenture a mantenere il livello qualitativo, poi come fa lo sappiamo, come fa, io qui non ve lo racconto, ma come fa a mantenere il suo livello qualitativo? Non c'è più spazio, non c'è spazio per formare, non c'è spazio per far crescere, il nostro settore si sta devastando. Quando questo paese ricomincerà a funzionare non avrà le competenze per l'innovazione tecnologica. Non so se l'amico di Torino questa cosa... spero di essere un pessimo interprete della realtà, lo spero da cittadino italiano, ma sicuramente è un fenomeno catastrofico. Dulcis in fundo, tutto questo ha portato alla formazione come un settore dove accaparrarsi i soldi che ci sono, perché i soldi ci sono, o perlomeno c'erano. Quanti fondi sociali abbiamo speso in Italia per la formazione? No, e questo lo stavo per aggiungere. Nessun ricercatore ha il coraggio di andare a vedere quanto si è speso nelle regioni italiane dove sono arrivati fiumi di denaro con la formazione. La formazione era un mestiere, l'ha detto con garbo l'amico Barberis, ma l'ha detto, nate società apposta per prendere finanziamenti. Vai. A noi risulta che in Italia ogni anno vengono spesi 10 miliardi, lo ripeto, non so, 10 miliardi di euro sui vari fondi. Ma non ci diamo ancora un'altra martellata su... No, dobbiamo darcela perché dobbiamo renderci consapevoli. Vabbè, però sai, benissimo. Le martellate... Questo è l'indirizzo del dibattito, ragazzi.
ragazzi, cioè, no, ma i soldi stanno per sparire. Se poi siamo anche dei coglioni, siamo finiti. Benissimo. Cioè, no, mettiamola in positivo, per favore. Perché se no... Ma non è, questione... Non è adesso le diamo la parola. No, non è questione di guardate, fare karakiri. Non ci manca chi ci critica. Se poi ancora vogliamo... continuare, parliamo di cose buone, per favore. Non se la viva come una critica specifica. Ma, è uno scenario. Non stiamo certamente. Ci siamo dei professionisti del futuro, non lo sappiamo, parliamo delle cose belle che si fanno, ma, poi magari ve le racconto. Ma mio caro, noi parliamo di realtà e parliamo di gente che è in trincea ogni giorno. Io non so che lavoro lei faccia. Va bene. Accogliamo assolutamente l'invito a passare in positivo, allora spero che lei faccia un intervento positivo, il dottor Sugamiele dell'ISFO. Eh sì, lo farò ahimè positivo, cioè nel senso che in un sistema che comunque presenta delle crisi forti dal punto di vista strutturale, perché questo è vero ed è innegabile, è chiaro che ora non è la solita frase fatta, ci sono dei barlumi ed altro, ci sono delle condizioni che secondo me, secondo le analisi che io posso portare, possono contribuire a, se non a invertire completamente la tendenza, ma ad aiutare il processo ad andare in una direzione che è diversa. Cioè, lo cito in premessa, poi mi farò aiutare da due numeri, insomma, ecco, su alcune di queste cose. Cioè, noi abbiamo un sistema, da tutte le analisi di monitoraggio che noi facciamo, sia la parte dei sistemi formativi, sia la parte, diciamo, di mercato del lavoro, un sistema produttivo che paga un prezzo nei processi di innovazione e sviluppo e quindi nei processi di investimento in formazione una consistenza piccola di dimensione d'impresa. Cioè noi abbiamo un problema che è vitale nel mercato del lavoro, perché i processi di innovazione e sviluppo, a mio avviso, si possono migliorare, possono cambiare abbastanza in modo consistente se si aiuta la crescita della dimensione d'impresa, che è la crescita dell'investimento. Perché se noi abbiamo in termini numerici 220.000 imprese che sono sopra 10 dipendenti su 4 milioni e mezzo di imprese, è chiaro che per 4 milioni e mezzo di imprese fare investimenti sulle altre tecnologie quando dentro non ci sono dei processi produttivi è una cosa complicata e difficile. Quindi è chiaro che il finanziamento o qualcosa comunque ci vuole da qualche parte dove prendere le risorse per fare il finanziamento. Quindi qui c'è un problema importante che per esempio i fondi stanno cominciando a praticare, che possono cominciare a praticare in termini di costruzione di rete, di integrazione delle politiche della formazione fra fondi, quindi parti sociali, imprese e regioni in termini di investimento. Questo è uno degli aspetti che si può sviluppare e l'esperienza dei fondi sotto questo aspetto è un'esperienza positiva, almeno da quello che noi abbiamo. Poi abbiamo, ecco, correlata a questo c'è un'altra cosa che noi sottovalutiamo sempre nel nostro paese, a mio avviso, a partire dalla scuola elementare fino ai processi di formazione continua dell'impresa. Cioè il fatto che questo paese è uno dei pochissimi, se non l'unico, che non ha investimenti privati in formazione, in educazione, in cui l'investimento privato in educazione, in istruzione, non è considerato un investimento. Mentre l'investimento in istruzione e educazione è dimostrato da indagini nostre ed altro che non solo incide sul valore retributivo della persona, ma incide sul prodotto interno lordo in termini percentuali anche significativi. Quindi ci vuole questa dimensione da far crescere nel paese, perché cresce la capacità di investire, cresce la capacità e la voglia anche di investire. Quindi queste sono delle cose. Terzo, che è quello che il professor Pellerei accennava, noi abbiamo un sistema formativo che è, non dico completamente starato, molto starato rispetto a quello che sono i processi produttivi del paese. E qui c'è un problema, che se noi andiamo a vedere alcune cose che sembrano di contraddizione, noi siamo, dai dati Eurostat e delle elaborazioni che abbiamo, stiamo in una situazione non brutta, cioè mediamente a livello europeo,
come impiegati, cioè operai, lavoratori nelle imprese ad alta tecnologia. Quando sfoglio la pagina, però, e vado a vedere il numero di scienziati e ingegneri per impresa, noi siamo negli ultimi posti. Quindi c'è un problema, cioè abbiamo imprese che stanno nell'ambito delle alte tecnologie e dell'innovazione, quindi abbiamo impiegati lì, non abbiamo le figure apicali, diciamo, di grandi professionalità per quella tipologia di imprese rispetto agli altri paesi. Se vedete un grafico, noi siamo quelli più bassi e gli altri sono tutti in alto. La cosa che non è negativa, a mio avviso, infatti per questo sono ottimista, è che anche in questo periodo di crisi questi dati non sono in decrescita. Perché se noi andiamo a vedere il numero dei dipendenti nei settori altamente produttivi, cioè in Europa negli ultimi anni, mentre quasi tutti gli altri paesi, o tutti, ad eccezione della Germania, che cresce, gli altri paesi decrescono tutti dal 2006 al 2008, l'Italia si mantiene. Cioè l'Italia mantiene praticamente un pezzo di occupazione su quei settori, cioè non sono settori che... Questo ci fa sperare in una prospettiva, diciamo, che può essere positiva, non negativa. Quello che abbiamo noi è invece il problema vero della formazione delle alte professionalità e delle professionalità tecniche, quindi il problema dell'ICT, delle nuove tecnologie, ma non solo, è un problema fondamentale. Perché non ne abbiamo laureati su questo? Noi abbiamo due processi, cioè, di cui uno è paradossale. Cioè noi abbiamo processi, il dottor Ocleppo me ne potrà dare conferma, e dai dati che abbiamo noi, dai dati Union Camera ed altro, emerge con molta nettezza, processi di fortissimo sottoinquadramento di figure che hanno titoli di studio elevati in mansioni che non sono quelle, sono lì titoli di studio, chiamiamoli deboli, lauree, diplome deboli, mentre abbiamo un bassissimo numero di diplomi, lauree specialistiche. Quello che diceva il professor Pellerei è vitale per se vogliamo sviluppare un sistema e aiutare un sistema produttivo a crescere. Se noi costruiamo tutto il percorso formativo, per esempio del terziario professionalizzante, Michele, lo costruiamo come un'assatura liceale accademica, e non su una assatura che si cimenta con il sistema produttivo e col sistema delle imprese, è chiaro che noi non riusciamo a dare risposta a questi fenomeni. Quindi abbiamo un paradosso di questo tipo, che abbiamo una sovraqualificazione ma dequalificata rispetto al sistema produttivo che abbiamo. E qui, perché dico i fondi possono giocare un ruolo importante? Possono giocare un ruolo importante su alcuni aspetti che secondo me sono importanti. Cioè cercare di identificare meglio, se così si può dire, passatemi questo termine, la domanda di formazione. Cioè parlare di domanda di formazione si può misurare su tre dimensioni. La domanda che fa il soggetto singolo perché vuole fare una cosa, la domanda che fa l'impresa perché ha bisogno di qualche cosa, ma c'è un aspetto che è importante, per questo dico integrazione di queste politiche, che è la domanda che deve venire dalla capacità di creare politiche di sviluppo locale. Perché se non si crea questo, allora, le politiche di sviluppo locale non sono politiche che vengono fatte, cioè legislativamente si fa una politica, c'è il sistema, c'è chiaramente istituzionale, c'è il sistema dell'offerta formativa, ma c'è il sistema dell'impresa che deve giocare un ruolo importante in queste politiche. Se queste cose, cioè, vengono messe in termini integrati rispetto a una prospettiva, allora io credo che la via si può intraprendere abbastanza bene. Io voglio darvi, proprio per finisco, alcune dati che proprio sui quali a mio avviso si può lavorare come paese in prospettiva, che sono quello che emerge. Noi facciamo il monitoraggio dei piani formativi dei fondi interprofessionali e ho tirato giù alcune cose, stiamo finendo anche di elaborarli, però dati a dicembre del 2010, quindi dati freschissimi, cioè non dati di cosa era nel 2007, quindi cosa di ora. Allora, i piani formativi, diciamo, complessivamente hanno interessato 6 milioni e 600 mila persone.
Di questi, diciamo, il 15%, il 16% sono piani su informatica, due grandi ambiti, diciamo, sull'informatica e sulle tecnologie di produzione manifatturiera e di trasformazione e delle costruzioni. Ebbene, qui ci sono dei dati interessanti. Ci sono interessanti rispetto a quelle dimensioni che io dicevo, cioè di sviluppo della competitività del sistema produttivo e dello sviluppo del sistema locale. Questo è il punto. Perché i piani dei fondi, se vado a vedere come investono su questo, e vado a vedere le percentuali sulla competitività d'impresa, quindi penso ICT e tecnologie, sulla competitività d'impresa e competitività settoriale, che è un'altra cosa su cui si possono creare reti sul territorio a livello settoriale, e questo è importante, che se abbiamo un tessuto di piccole imprese, la dimensione di impresa può crescere se noi sviluppiamo politiche di termini di rete settoriali, per esempio, in questo senso. Allora, noi abbiamo, vi do dei numeri per essere chiari, cioè sulle tutte le tematiche, il complesso dei piani, il 35% e su queste due, competitività d'impresa, innovazione e l'altro competitività settoriale, a fronte di un 39% del mantenimento delle professionalità interne. Questo è un dato importante, significa che c'è, dai fondi si può avviare una politica in cui si sprona a cambiare registro rispetto alla formazione anche individuale, ma comincia a essere una formazione diversa, tant'è che su questi settori non c'è più in modo massiccio la formazione d'aula, ma comincia a esserci una formazione diversa. Ecco, allora, queste sono cose su cui bisogna ragionare. Un'altra cosa, ecco, su ICT e tecnologie c'è poca formazione in ingresso, cioè per i neoassunti. Per i neoassunti la formazione su queste tecnologie è bassa, mentre c'è su quelli che sono dentro. Significa che è legata ai processi produttivi che crescono nell'impresa. Quindi è formazione continua, perché sulla quella iniziale ci si aspetta che dai sistemi formativi dovremmo cominciare a tararli meglio su questo. Un'altra cosa che è interessante, che come mi ha provocato il dottor Barberi sull'accreditamento, se ora no, a parte questo, che è quali sono le strutture o gli ambienti, io preferisco chiamarli ambienti, in cui si fa questa formazione, perché noi abbiamo un altro, consentitemi, deficit strutturale, che è di cultura, che è la cultura del lavoro, che porta Pellerey al non avere la cultura della formazione per il lavoro, perché noi abbiamo un paese di questo tipo, che non abbiamo la cultura della formazione per il lavoro. Quindi è difficile fare la formazione continua, come è difficile far capire che la formazione iniziale, la formazione secondaria e terziaria deve essere legata, come giustamente diceva Pellerey, al progetto di vita di ciascuno in termini di integralità della persona, perché se non è legata a questo, al processo di vita e quindi a un processo di orientamento orizzontale che sta nel contesto in cui c'è la famiglia, ci sono i soggetti sociali, ci sono le imprese, ci sono le autonomie locali, è chiaro che diventa una cosa che è l'autoreferenzialità dell'offerta o dei sistemi che si riproducono con quello che producono. Quindi questo, qui ci sono delle cose a mio avviso anche interessanti, perché l'impresa beneficiaria su tutte le tematiche è al 31%. Sulle tecnologie di trasformazione è al 48%, cioè l'impresa diventa soggetto formativo. Questa è un'altra cosa importante, cioè diventa soggetto formativo in un sistema di partenariato sociale, ma è un sistema in cui si può avere il raccordo con l'università, se serve, dato, ma il luogo fisico, anche ambientale, in cui si fa la formazione comincia a essere l'impresa. E questo è un fatto importante, che significa che c'è una consapevolezza da parte dell'impresa che deve svolgere quel ruolo. L'ente di formazione scende, cioè i classici enti di formazione scendono al 25%, e c'è un soggetto nuovo che cresce, e sono le società di consulenza e o di formazione. Quindi c'è una idea di
che essenzialmente vi dico questi chi sono le cifre più elevate, perché sono il 31, il 25, il 33, quindi è chiaro che sono quelli che hanno l'ambito più alto, e con le stesse percentuali, diciamo, sulle due ambiti, informatica e tecnologia della trasformazione. Quindi questo è. Allora, qui si può intervenire sull'accreditamento, non lo dico. Sulla formazione continua, il problema dell'accreditamento si pone, non si pone. Io credo che la struttura, proprio ci credo molto, credo per l'esperienza che sto avendo nel contatto anche con più di un fondo, che lì si possono creare delle condizioni, come dicevo, di sviluppo. C'è un altro problema, dottor Barberis, l'accreditamento in Italia, per motivi che non... è stato fatto su... per rispondere a due esigenze. Una esigenza era ed è quella ordinamentale, perché era l'accreditamento delle sedi formative, perché facevano dei percorsi che erano percorsi ex lege o di legge. Ed è chiaro che qui, se il sistema pubblico viene inteso che ci sono soggetti privati che possono partecipare e concorrere al sistema pubblico, è chiaro che c'è un sistema di riconoscimento, cose che lei stesso diceva, perché poi richiamava il patentino, cioè è una certa certificazione per chi fa quella formazione, perché c'è un aspetto, diciamo, ordinamentale che va garantito. L'altro aspetto, non indifferente, è sempre una cosa che tutti quelli che finora siete intervenuti avete detto, e io ripeto, che c'è un problema di finanziamento pubblico, cioè l'accesso a finanziamenti pubblici comporta necessariamente delle regole che devono essere, non si può, cioè il mercato va bene, ma ci vogliono delle cose che poi sono a garanzia del mercato stesso in questo senso qui. Quindi questo è chiaro che oggi quel modello di accreditamento, ne abbiamo anche parlato, e deve essere superato, che va ampliato. Facciamo l'esempio dei progetti che sono stati fatti o degli interventi che sono stati fatti sulla crisi attualmente, in cui le agenzie formative, soggetti, si sono accreditati per fare la formazione per le politiche attive. È chiaro che ci sono problemi di questo, è chiaro che ci sono problemi sui centri per l'impiego, come si lavora con i centri per l'impiego e come ci si... c'è un sistema da strutturare e le forme di accreditamento, di riconoscimento, di partecipazione di soggetti privati, che per me è importante, è vitale a mio avviso, alla costruzione di un sistema pubblico, vanno regolamentate da un minimo a un massimo entro i limiti chiaramente che ci sono. Vi ringrazio. Grazie dottor Zugabiele. Passiamo al relatore successivo, il dottor Pettenello del fondo Banche e Assicurazioni. Come fondo interprofessionale è stato tirato in ballo da molti, quindi lo ascoltiamo volentieri. Roberto. Grazie. Io, qualcuno non saprà cosa sono i fondi interprofessionali, cosa assolutamente legittima, faccio presto. Sono associazioni costituite dalle organizzazioni sindacali imprenditoriali che dal 93 col governo Ciampi, c'era anche questo, c'è stato nel paese, hanno deciso, come c'era da decenni in altri paesi, di provare a fare una scommessa, cioè provare a vedere se le differenti missioni, insomma, di imprese e di sindacati, cioè l'impresa intelligente vuole essere più competitiva, il sindacato intelligente deve capire che la conoscenza dei lavoratori rafforza l'occupabilità dei lavoratori, se insieme sulla formazione si poteva decidere di fare dei progetti con una parte di finanziamento che da 30 anni prima ogni impresa, spesso senza saperlo, dava all'INPS dentro l'indennità di disoccupazione, da allora, se, non da allora perché l'Italia ci ha messo 10 anni ad applicare i fondi, dal 93 sono cominciati nel 2002, ma questo è normale, insomma, per noi paese, e da allora un'impresa può dire questi soldi mandali al fondo ABC. Allora pensavamo, come parti sociali, anche con la Confindustria, un unico fondo articolato per soggetti, ora sono 20 perché la democrazia si è sviluppata, quindi ci sono 20 fondi che gestiscono 350 milioni di euro l'anno e con pochi resti, devo dire, cioè con l'andare del tempo spendono gran parte di quello che hanno,
mentre invece resta un po' misterioso, ma questo riguarda quasi tutto quello che fa l'Italia, la qualità e l'impatto di queste azioni rispetto alla competitività dell'impresa e alle conoscenze dei lavoratori. Misterioso non vuol dire osceno. Capisco anche l'assessore, nel senso che casualmente la provincia di Torino è uno dei luoghi, secondo me, d'Italia dove si sono fatte cose più carine sulla formazione continua, quindi capisco anche questa, casualmente, dico che siamo qua, quindi ci sono posti dove si fanno delle cose carine, nei fondi, fuori dei fondi, perché sennò il paese non sarebbe vivo, insomma no, ma adesso non voglio allargarmi. Allora, questo un attimo per dire cosa sono i fondi. Volevo cercare di non rispondere a tutte le utili provocazioni, perché non, pure occupandomi da 20 anni di formazione continua in generale, perché non credo lo sappiate, nella logica legislativa i presidenti dei fondi sono di nomina imprenditoriale, i vicepresidenti sono di nomina sindacale. Qui la parola vicepresidente significa uno di un sindacato come sono io. Non è gravissimo, insomma, ma in questo ruolo da 30 anni, 25, mi occupo di formazione continua in generale, quindi insomma sono molto preso dalle provocazioni un po' generali e poi dirò qualcosa anche del Fondo Banca Assicurazioni. Volevo però, riprendendo, integrando un po' di questioni grosse che ci poneva Pellerei e poi anche alcune di voi, trattare due punti. Il secondo, la certificazione delle competenze, che non è la soluzione a tutti i mali, ma come pezzettino di aiuto possibile, e in particolare delle competenze informatiche, visto che siamo qui, piccolo aiuto possibile ad alcune delle grane che abbiamo. Ma prima un po' di motivazioni che provano anche a, non a rispondere, ma a star dentro nel discorso. Come mai tanti di questi lavoratori non sono motivati nell'anima a stare seduti col cuore dentro percorsi formativi, insomma. Sono 1,5 milioni gli esseri umani della forza lavoro che fanno robe di formazione anche quest'anno nel 2010, insomma, quindi 1,5 milioni. Di questi 250.000 sono lavoratori in cassa integrazione in deroga, sono un certo tipo di cassa integrazione. Gente che mediamente aveva 1.200 euro di stipendio, ora ne ha 800, per una serie di norme, se non stanno seduti in quei corsi perdono un pezzo degli 800, quindi hanno chiaro che devono star seduti. Ma fra star seduti e star seduti col cuore, sono richiesti dei passaggi ulteriori, insomma, che non sono banali. Quindi è il solito problema della formazione, no? Più delicato se si collega a situazioni di questo tipo. Allora, brevi questioni sulla questione dove ci incitava il professor Pellerei di guardare con l'occhio lungo, perché sennò non ce la facciamo a capire dove si va e poi vediamo cosa si fa oggi rispetto a dove si va. Allora, alcune cose le diceva anche su Gamiele, faccio presto senza darvi dati per non appesantire. Tutte le ricerche sensate, insomma, di chiunque, mi fermo all'Europa, dicono che nei prossimi 10 anni, insomma, crescerà il bisogno, anche dentro la crisi, ma in particolare se un giorno usciremo da questa crisi, crescerà di tanto il bisogno di qualificazioni di alto e di medio livello rispetto alle qualificazioni di basso livello. Il senso comune, leggendo i giornali, sembra dire l'opposto, però adesso non stiamo qui a fare il congresso su questo, insomma, sarà proprio così, insomma, no, i motivi sono 700 miliardi, insomma, uno che non c'entra con l'Europa è che se uno ha idea, ma ce l'ha leggendo i giornali, della quantità quantitativa di ricercatori dell'India e della Cina, molto alta rispetto a quanti sono loro, ma anche interessante in proporzione a quanti sono, non so come dire, non è che la Cina ha tanti ricercatori o tanta gente che cerca di arrivare e ha già le qualificazioni alte perché sono 1 miliardo, c'è anche un problema di investimento, no, che fanno anche altri paesi con governi di centrodestra o di sinistra in Europa, in modo diverso anche nella crisi, fanno sulla formazione, sulla ricerca, che noi non facciamo. Allora, tutto un insieme di dati mondiali ed europei ci dicono che crescerà di molto il bisogno di queste qualifiche alte, che per l'Italia pone un grosso problema quantitativo. La seconda cosa, credo importante, questo è soprattutto per l'Italia, Portogallo, un po' Grecia, insomma, non per altri paesi,
è che in un paese dove il livello di istruzione è basso, 32% di lavoratori ha ancora solo la licenza media in Italia, il 7,2% solo quella elementare o neanche quella. Faremmo bene a sviluppare anche le competenze di base dell'insieme di tutti, insomma, voglio dire, per tanti motivi. Uno è che la formazione continua costerebbe meno se ci fosse una competenza di base più alta. Traduzione: non esiste che in Danimarca si usino i soldi della formazione continua per insegnare ad aprire un computer, perché la scuola, no, per la scuola normale, anche dalle elementari, l'inglese e il computer sono due robe con cui tu già esci, insomma. Quindi la formazione continua ha la missione, che non sto a spiegare, insomma, quella dopo, no? Quella di collegare lavoro e formazione. Noi in Italia dobbiamo fare supplenza, io penso che facciamo bene a farla. Quindi tutti, quindi fondi per la formazione continua, regioni, province, comuni, Stato, scuole, tutti devono anche lavorare a quello che io chiamo fare supplenza, insomma, però è una supplenza interessante sul piano anche dei costi, pochi ci credono, ma dei costi strategici, voglio dire, perché ci riduce anche il divario di genere, il divario di salario, eccetera, eccetera, che è un costo, insomma, a tempo, guardandolo in futuro. Insomma, vedete il costo, che poi Laika ha molto studiato, della ignoranza digitale anche di base minima, insomma, di milioni di persone in questo paese, che sono un pezzo di tante altre grane che abbiamo, insomma. Quindi bisognerebbe essere convinti che ci saranno richieste di livello più alto. Due, che sarebbe sano alzare anche le competenze di base. Tre, che non sarebbe sciocco seguire un po' e dare anche dei supporti, insomma, al mondo dell'impresa, ma anche al paese, su alcuni scenari di politica industriale, di prospettiva, insomma. No, cioè uno normale capisce che l'ICT, dato che siamo qua, ma non solo, anche la green economy, ma anche i servizi alle persone, ma anche l'istruzione in senso lato, compresa l'educazione di adulti, sarà una roba dove il mondo domanderà più gente, insomma. Oggi sembra il rovescio, no? Ma per carità, c'è un dibattito, adesso non voglio farvi perdere tempo, insomma. Allora, se ci fosse come dire, un'idea convinta, congiunta, di che le priorità di un paese sono 5 su alcune cose, è chiaro che sarebbe anche stimolata la formazione, ma anche l'istruzione alta, ma a investire su un tipo di formazione sentendosi accompagnato da un processo anche di investimenti, di aiuto, insomma, all'innovazione. Vabbè, questo sarebbe un po' lo scenario. Poi uno dice secondo me non c'è, l'altro dice no, ma secondo me sono state fatte delle cose belle, belline anche ieri, adesso non è questo, voglio dire che questa roba qua è come fosse dogmatica, insomma, secondo me, poi si tratta di vedere se ci riusciamo o non ci riusciamo. Seconda parte, vado molto giù, chiedo scusa alla parte di prima, non lo so, che cosa c'entra la certificazione informatica rispetto a tutta questa roba qua, ecco. Io penso che sia importante, come molte certificazioni, perché costringe il meccanismo, se non è un meccanismo birichino, insomma, a prefigurare, faccio presto, le chiamo competenze, delle cose chiare, no, di conoscenze, di abilità, di competenze dell'essere umano rispetto al quale poi fai la certificazione. Quindi non è solo un processo ex post, come adesso domandiamo, poveretti, agli extracomunitari, no, che devono fare il test di italiano, cosa secondo me è anche utile, utilissima che sappiano l'italiano, ma è anche il corso di italiano, se mi permettete, fondamentale per poi farti il test, cioè l'investimento sarebbe sul corso di italiano e poi va benissimo fare il test, no? Allora, è interessante perché se il test è collegato a contenuti di un corso di italiano, sei costretto a svegliarci, insomma, tutti quanti, non so, enti locali, province, insomma, tutti quanti, voglio dire, perché tutti siamo indietro. Difatti, uno dei motivi per cui la certificazione è molto scarsa in Italia, su Gamiele citava la percentuale, per esempio, di corsi di informatica, aggiungendo anche però quelli di tecnologia, insomma, per esempio, i fondi interprofessionali hanno finanziano il 10% dei loro corsi sull'informatica. E lo 0,8 sull'acquisizione di certificazione, perché non ci vengono domandati, non perché
non ci vengono domande, perché non ce lo domandiamo noi, insomma, perché siamo sempre noi, sempre i sindacati, i lavoratori, cioè questi qui enti di formazione, cioè questo dipende da mille cose, non le voglio dire tutte, molte le avete dette anche voi, molte le sapete, insomma, ne voglio toccare due. Molte imprese e ancora di più l'associazionismo imprenditoriale, che secondo me è spesso più conservatore di molti imprenditori, ma questo avviene per tutte le grandi baracche, compresi i sindacati, spesso la gente qua e là sembra più sveglia dei suoi dirigenti, a volte insomma, nella storia, no? Quindi anche per l'associazionismo imprenditoriale. L'impresa teme che tu con questi pezzi di carta certificate domandi più soldi, insomma, che il sindacato domandi più, oppure, come diceva il dottore, che te ne vai, insomma, che te ne vai in un'altra impresa. Il sindacato, però, con gli imprenditori, ha un modello contrattuale trentennale nel privato basato prevalentemente sull'anzianità, anche nella scuola, insomma, no, lo sviluppo di carriera è legato sull'anzianità, insomma. Allora, qui c'è una scommessa, secondo me, comune. Costruire un futuro di percorsi contrattuali dove anche percorsi di formazione, ma non qualsiasi, insomma, uso la parola certificati, ma insomma riconosciuti, no? Sono un pezzo dello sviluppo di carriera, insomma, insieme all'anzianità. Il che non vuol dire, so che non mi crede nessuno, ma voglio dirlo perché io ci credo, non vuol dire soldi in più automaticamente. Vuol dire invertire un po' la logica dello sviluppo di carriera e anche del salario. Quindi è una scommessa che aiuterebbe anche a mantenere il lavoratore lì. Adesso è lungo il discorso, faccio presto, ma mi capite. Cioè, è una cosa importante per tutti, sia per il mondo imprenditoriale che per il mondo sindacale. Ci sono piccoli tentativi. È chiaro che se fossimo già in questa direzione occorrerebbe fare 1000 convegni in meno sul valore della certificazione. No, perché il lavoratore normale, che come credo tutti, insomma, cosa fa? Prende un contratto, cosa legge? Salario? No, e le robe che gli servono, il congedo, perché uno normale non è che sia un malato. Se ci fosse anche la formazione che fa parte integrante di un percorso, e qui c'entra anche la motivazione, non è solo salariale la motivazione di un essere umano, è fatta da un mucchio di cose, però non parlo neanche di lo sviluppo di carriera, è un pezzo della motivazione, come dire, che ti entra dentro, insomma. Quindi questo sarebbe un possibile futuro di un ragionamento complicato, qualche contratto ha cominciato a farlo, ma siamo ancora lontani, per queste secondo me biunivoche resistenze di conservazione. Insomma. Detto questo, i fondi, e vado alla fine, i fondi interprofessionali però si sono un po' mossi, un po' con fatica, per potenziare il ruolo della certificazione rispetto a... facendo vedere che chi ti domanda una roba, un corso con la certificazione finale ha più vantaggi di uno che non te la domanda. Sembra che questo sia il modo per vivacizzare gli animi, insomma, quindi hanno usato questo modo. Allora, alcuni hanno messo punti in più per chi propone un progetto con la certificazione finale, no? Punteggio di più in una graduatoria di punteggio. Altri invece hanno fatto qualcosa di più cogente, insomma. Per esempio nel fondo delle banche e assicurazioni, che è un fondo molto particolare, che però insomma, è uno dei pochi fondi che io chiamo di settore di quelli che abbiamo, nel senso che ha il 90% delle banche italiane iscritte e tutte le grosse compagnie assicurative, quindi mentre altri sono più, per esempio il fondo impresa, Confindustria, CGIL e Cisl, più un fondo interconfederale, ma l'abbiamo voluto noi, non sto dando i voti, volevo sottolineare che è un fondo di settore, insomma, dove per un certo verso è più facile lavorare perché il settore è chiaro, in un altro senso è più difficile perché è molto più, uso il termine, corporativizzato in senso oggettivo, insomma, storicamente corporativizzato, no? Ma adesso non voglio parlare di sta roba, volevo solo dire che è un fondo che comunque ha 450.000 lavoratori, quasi tutto quello che si può prendere da questi due pezzi in Italia, insomma, quindi. Allora, dopo tentativi signorili di dire in riunioni, in convegni, quanto bella è la certificazione, quanto bella è l'informatica, con esiti scarsi rispetto ai progetti che venivano, abbiamo deciso nell'ultimo avviso, che è di 50 milioni di euro, quindi insomma una cifra discreta, due cose che sono scritte nell'avviso, cioè nell'avviso che c'è su internet, insomma. Allora, uno, non finanziamo più progetti di informatica e di lingua che non prevedano almeno un'attestazione di livello in entrata e in uscita.
uno dice ovvio, prima non era obbligatorio, cioè non è che vengono, gli viene dato un voto basso, non viene guardato il progetto, insomma viene buttato via. Seconda cosa, per l'informatica, le attestazioni riconosciute dall'AICA, cioè faccio presto, ma sapete tutto il percorso, no? L'AICA può riconoscere un ente di formazione che ha determinati requisiti per i test finali, insomma, considero l'AICA il soggetto decisore in questo campo in Italia, insomma. Allora, le attestazioni rilasciate con l'attestato, diciamo, dell'AICA producono un finanziamento di un'ora di formazione, non per la certificazione, ma per tutto il corso, più alto di un corso che preveda solo il livello di entrata in uscita, che pure è obbligatorio, ma non la certificazione finale. Piccolo segnale, sono 5 euro all'ora, ma chi se ne intende sa che moltiplicando per 80 ore, per 200 ore. Questa cosa, e inoltre sul punteggio qualitativo di 600 punti che viene dedicato a tutti gli aspetti qualitativi di un progetto, noi diamo 100 punti per la valutazione delle competenze e naturalmente chi le accompagnasse alla certificazione a 100, di non diamo 100 punti, il massimo di 100 punti, chi ha anche la certificazione ha 100 punti, insomma. Scusate se scendo nella tecnica, ma ho quasi finito, era per dare un esempio, il quale ha provocato, sta provocando, uno non dovrebbe meravigliarsi, ma lo riferisco, un aumento non vertiginoso, ma dei progetti con la certificazione, insomma. La cosa nasce, adesso voi farete mille cose nella vita come tutti noi, ma insomma, da una cosa che io ritengo inaudita, insomma, noi finanziamo regioni, province, comuni, Stato, fondi interprofessionali, penso 10.000 progetti all'anno di informatica, di questi 5.000, faccio l'esempio più basso, sono quasi uguali a un corso che alla fine ha già in sé i moduli la cui conclusione potrebbe essere la patente europea, parlo di livello minimo. Ce ne saranno 3 su, quanto ho detto, 10.000, non parlo di fondo banca assicurazione, parlo di tutti i fondi, che assegnano, fanno la certificazione finale, che è pagata dal fondo, cioè non costa niente, non so se mi capite. Quindi è un problema di cultura e di paura di quelle robe che dicevo prima. Allora proviamo a vedere se mettendo dei meccanismi di incentivazione forte questa cosa cresce, ma naturalmente, e vado alla fine, non è la soluzione del mondo. Io ho voluto solo parlare di un pezzettino, visto che siamo in questo convegno, e anche valorizzare il ruolo di accompagnamento dell'AICA in tutta sta vicenda, perché tutte queste cose, se non c'è qualcuno che spiega cosa sono, non esistono, insomma. Beh, non esistono, prima di internet non esistevano, adesso rispetto ai singoli qualcosa esiste, e l'insieme sono che fa fatica. Allora, questo piccolo esempio naturalmente avrebbe un'esplosione epocale insieme a mille cose dette da voi se ci fossero tante cose, io ne dico solo 4 in chiusura mistica, nel senso per alzare un po' il livello finale, se ci fossero di più, insomma. Una l'ho già detta, e ritengo che c'entri molto, insomma, scenari di politica industriale e anche scenari di sviluppo locale, come diceva Mimmo, non è che non ci sono, ma ancora più forti e concertati, insomma, tutti d'accordo. Faccio un esempio stupido: se la Puglia dicesse, è una idiozia, ma faccio per fare presto, il turismo è l'unica priorità del 2015 della Puglia, no. Sarebbe deficiente che fondi interprofessionali, province, comuni, non investissero solo su... Ho esagerato, ma volevo che fosse chiaro, no? È possibile, perché la democrazia è sovrana in Italia, ma sarebbe da deficienti, insomma. E come investi se non lo fai insieme? Cioè ha senso che la regione vada per conto suo, i fondi interprofessionali vadano per conto loro, cose normali? Normali, insomma, no, non ha senso. Insomma, questo. Quindi scenari sono fondamentali. La seconda questione, incentivi e o detassazione sia per imprese che per i lavoratori, anche per la formazione, avviene a zig zag per la ricerca in modo un po', questo mi pare che sia un punto, non risolve da solo il problema, ma è un punto interessante. Terzo punto, potenziamento, insomma andare oltre la sopravvivenza dei luoghi di orientamento di chi non sa neanche dove andare per sapere che gli servirebbe fare un corso di, quindi servizi per l'impiego, oppure incrociati con quello che abbiamo, incrociati anche col ruolo delle scuole, dell'università, cioè
che qualcuno sappia dove andare per spiegarti cosa si potrebbe fare di te, sia nel fatto, nel senso, in momenti di crisi epocali, ma anche in momenti di euforia, se uno è contento, è innamorato, ma vuole cambiare mestiere, no, che sappia, come avviene in altri paesi, che abbia un aiuto di cosa poter fare sul versante professionale, sul versante formativo. Non è che non c'è niente, però questa roba è importante anche sulle competenze e la certificazione. L'ultima cosa, che secondo me è quella che manca di più, come dire, un clima del paese dove formazione, ricerca, istruzione siano di più un investimento di senso comune, non parlo solo di soldi, cioè siano un pezzo di quello che si deve fare in un paese. È un po' questo che secondo me rende uno che dice le cose che ho detto io un idiota anche rispetto a un normale figlio suo, un tabacchino, ma anche un 300 parlamentari, insomma, perché non so come dire, diciamo una roba talmente ovvia che però non c'è, insomma, non la vediamo, no, non la vede nessuno, insomma, non la vediamo nel concreto, nelle finanziarie, nelle norme, andiamo verso l'inverso, ripeto, a differenza non di tutti i paesi, ma di alcuni paesi anche che non c'entrano, che non sono di sinistra, lo dico perché immagino che in tutti ci sia un turbamento per la sinistra, come c'è un turbamento per la destra, non c'entra, sembra che non c'entri molto, ci sono perfino dei paesi con governi di destra che gli sembra che l'investimento in ricerca e formazione li faccia crescere, magari gli faccia fregare gli altri paesi, anche con modalità che non condivido, voglio dire, no. Ecco, quindi allora questo è chiaro che ci aiuterebbe, perché se leggendo i giornali normali, mia mamma, mio zio, vostra cugina, insomma, se gli sembrasse di vedere, insomma, che queste robe qui fanno parte, non sono la sola roba, insomma, sono considerate importanti dall'opinione pubblica, magari un aiuto più forte, no, magari avremo un aiuto più forte a tutte le cose che non riusciamo a fare. Chiedo scusa. Scusa, mi inserisco solo un attimo, volevo scusarmi con tutti voi, anche con gli altri relatori, io purtroppo ho un impegno che mi impone di andare via, mi dispiace perché era molto interessante questa discussione. Grazie comunque. Grazie. Grazie Roberto per il tuo intervento, questo tuo modo sempre low profile di dire le cose, però è suggestivo, hai detto veramente cose molto condivisibili, molto interessanti. Ci avviamo verso la chiusura, siamo leggermente in ritardo, sforeremo un pochino, ma insomma penso che l'organizzazione ce lo perdonerà. L'ingegner Bellini di AICA. Grazie. Beh, intanto io comincio iniziando a ringraziare Pettanello perché ha parlato di AICA in modo così superlativo, no? Per cui dico grazie, e da questo punto di vista è sempre meglio sentirsi dire le cose da altri piuttosto che dirle in proprio, insomma, quindi è un buon punto, è un buon punto di partenza. Io volevo dare un piccolo contributo rispetto all'esperienza di AICA partendo da un paio di osservazioni ancora di Pellerei. Uno, il tema è di nuovo la vista lunga, e l'altro è il tema del contributo di tutti, no? Quindi in qualche modo della condivisione. Comincio da quest'ultimo punto. Il contributo di tutti vuol dire ogni singolo granello di esperienza positiva, e quindi da questo punto di vista mi riallaccio alla piccola discussione che c'è stata prima, è utile, no? Quindi no, va bene litigare. Ma va bene anche per individuare e selezionare alcuni piccoli elementi, alcuni granelli su cui poi si possa costruire. Se non si litiga è difficile poi selezionare qual è il semino su cui far crescere quello che vogliamo portare avanti. E quello che vogliamo portare avanti, ripeto, Pettanello, no, lo ha cominciato a disegnare. Il tema della vista lunga significa avere davanti anni, vuol dire non guardare al contingente solo. Il contingente, ce lo ha spiegato Cleppo con grandissima chiarezza, è: a me serve oggi assumere una risorsa, una persona, uno specialista con un certo tipo di competenza e, come dire, non mi interessa sapere se gli ci sono voluti 5, 7, 10 anni per formarsi, mi interessa quello che serve oggi. E vista lunga, quindi, se partiamo dalla fine del processo, quindi dalla occupabilità
no, di quelle che sono le persone formate attraverso la scuola, l'università, la formazione, l'ecoformazione, l'autoformazione, e quindi in questo senso riprendo anche i paradigmi e i modelli, i maestri di cui Pellerè ci ha parlato, no, poi però bisogna domandarsi, ma io che cosa faccio oggi per fare in modo che fra 5, 6, 7 anni, lo cleppo di 5, 6, 7 anni, fra 5, 6, 7 anni possa assumere chi gli servirà? No? E quindi qual è questo periodo? Che cosa faccio in questo periodo per permettermi di ottenere un risultato positivo? No? E quindi non di scoprire che ho assunto qualcuno le cui competenze non corrispondono a quello che invece mi aspettavo o mi sarei richiesto o avrei voluto trovare sul mercato del lavoro e che magari anche in mancanza di una sufficiente definizione no, trovo difficoltà ad ottenere. Allora, quindi una volta questa cosa qui si chiamava pianificazione, la pianificazione è diventata un oggetto poco maneggiabile, sicuramente molto rigido, parliamo di scenari, parliamo di orientamento, parliamo di circuiti virtuosi, ma il concetto è lo stesso, vista lunga vuol dire avere il respiro per riuscire a guardare oltre, no? Oltre la situazione attuale, senza prescindere dalla situazione attuale e attivando tutti i semini che comunque no, sono gettati sul terreno e possono generare qualche indicazione positiva o qualche orientamento positivo. Vorrei introdurre un aspetto, e qui mi baso anche sull'esperienza di AICA, ma in realtà l'esperienza di AICA poi è figlia di un'esperienza europea, su cui forse non abbiamo fatto una riflessione rispetto a quello che comunque si può fare avendo vista lunga, il ruolo degli standard. Allora, scusate, quando il destro lo dà di nuovo Pettinella quando parla di certificazione, ne avrei parlato io ma non c'è bisogno di ripeterlo. Parlare di certificazione vuol dire introdurre ipotesi di misurabilità e verifica delle competenze acquisite rispetto ai profili richiesti dal mercato del lavoro. Questa è la definizione. Se ho uno standard, la certificazione è fattibile, con difficoltà, ma è fattibile. Se non ho uno standard di riferimento, la certificazione è quasi impossibile. Allora, l'elemento mancante, gli elementi mancanti, secondo me, rispetto a tutto l'insieme dei contributi che sono venuti fino a questo momento, sono almeno due ancora. Uno è il ruolo e l'importanza degli standard. E quindi, da questo punto di vista, ora non voglio parlare solo dell'informatica, in generale il tema degli standard di competenze o dei framework, come li chiama l'Europa, e che poi si trasformeranno possibilmente in standard a livello nazionale con regole che saranno più stringenti dal punto di vista locale, se non ci sono questi framework standardizzabili nel tempo, tutto l'obiettivo di cui stiamo parlando a vista lunga è molto più difficile da raggiungere. Esempio concreto, scuola e università non sanno rispetto a che cosa muoversi. Poi noi non stiamo dicendo che lo standard uno si deve adeguare allo standard, diciamo solo che lo standard è un riferimento di quello che il mercato del lavoro in qualche modo chiede e che quindi costituisce un primo elemento di condivisione macroscopico, però importante, rispetto a cui orientarsi e dirigersi, e quindi in questo senso la vista lunga aiuta. Secondo elemento, e qui anche su questo credo che valga la pena spendere un piccolo poi esempio, il tema della specializzazione. Io credo che la relazione di Barberis, da questo punto di vista il rapporto di Barberis, mette in evidenza che nel mondo della formazione c'è poca specializzazione. Noi dobbiamo probabilmente introdurre, oltre che un sistema di riferimento di standard, di riferimenti delle specializzazioni rispetto a che cosa? Non solo, ovviamente, rispetto alla specializzazione della didattica, per insegnare per competenze, stamattina il professor Cortesi ha presentato il progetto della Regione Veneto e uno dei problemi del progetto della Regione Veneto sulle competenze e le certificazioni è poi naturalmente il problema da una parte della misurabilità ma dall'altra del riferimento al mercato del lavoro. Ma c'è il problema della specializzazione rispetto ai profili professionali richiesti dal mercato e su questo di nuovo abbiamo dei dati, no? Che in parte ha fornito Pettinella, in parte ha fornito Ocleppo. Il problema della microimpresa italiana. La microimpresa italiana che cuba per il 94%, quindi su 4 milioni e mezzo, noi abbiamo oltre 4 milioni di imprese con meno di 10 addetti. Microimpresa vuol dire meno di 10 addetti. Allora dobbiamo
riuscire ad andare a sviluppare profili professionali basati su competenze. Sto dando per scontato che questo legame fra competenze e profili professionali richiesti dal mercato sia ormai acquisito, almeno dal punto di vista concettuale, ma dei livelli di specializzazione che siano adatti per le microimprese. Lo abbiamo provato a fare in AICA per quello che riguarda l'IT Administrator e i servizi legati ad EUCIP e ai CDL, e stiamo scoprendo che ci sono dei bisogni di specializzazione, di taratura molto specifica, perché la microimpresa non può utilizzare completamente tutti gli elementi dello standard e quindi in qualche modo li rifiuta, dice: questi sono fatti non per me, ma sono fatti per qualcun altro, no? Che ha delle esigenze molto più ampie. Quindi bisogna in qualche modo semplificare, aiutare, rendere la possibilità di introdurre questo tipo di sistema basato sulle competenze in qualche modo molto più gestibili. Cosa fa AICA da questo punto di vista? Ha deciso di introdurre un nuovo profilo, molto ancora più mirato rispetto alle microimprese, no? Che sarà quello che si chiama l'IT Administrator Fundamental, ma che è proprio fatto, concepito per poter andare a riconoscere le competenze acquisite anche sul campo, quindi anche in autoformazione, anche in ecoformazione da questo punto di vista, cioè costretto dal contesto, da parte di quelle miriadi di, in questo caso, di specialisti, no? Di piccolissime imprese che comunque hanno bisogno di sostenere la loro microimpresa rispetto all'uso delle tecnologie. Lo faccio come esempio di specializzazione che viene fuori da uno studio in particolare lanciato dal CEN, che sta costruendo e aggiornando gli standard europei, no? E che ha deciso di farne una specifica azione di sistema in termini di indagine, di approfondimento e quindi alla fine di indicazioni sul modo in cui questa specializzazione può essere ottenuta. Allora, questo per dare quindi qualche elemento, riprendo il concetto dei semini. Sono tanti semini che vanno a costruire un quadro di riferimento rispetto a quella che credo, no, sia giusto citare come l'obiettivo dell'occupabilità, che in qualche modo anche dal punto di vista dei fondi interprofessionali viene considerata l'obiettivo poi dei finanziamenti fatti per le imprese, e rispetto quindi al, diciamo, a tutto il sistema credo che sia utile cominciare a ragionare in termini di innovazione del sistema formativo. Innovazione del sistema non solo dal punto di vista diciamo della scuola, non solo dal punto di vista dell'università, dal punto di vista della formazione continua, come un sistema in qualche modo unitario, no? In cui, per carità, la vista lunga non richiede il fatto che domani mattina tutti questi aspetti vengano messi insieme, ma che comunque possono aiutare nel tempo a far maturare un orientamento, una vista comune e condivisibile su cui costruire dei percorsi, no? Su cui poi sia possibile ottenere risultati migliori. Io credo, francamente ho ascoltato con grandissimo interesse la conferenza di ieri sul tema degli ITS, e credo che gli ITS in questo senso rappresentino un elemento di questo orientamento al futuro, capacità di guardare in lungo, naturalmente che poi dopo ci sia anche la pressione, perché ci sono alcuni buchi che vanno riempiti, questo è assolutamente vero, ma il problema è che bisogna fare le cose bene, non semplicemente riuscire a farle purché sia. Mi fermerei qui, grazie. Grazie Roberto, grazie molte. Adesso il finale all'assessore Dottavi. Innanzitutto grazie per l'invito. Io vi faccio recuperare il tempo, sarò molto breve. Volevo portarvi innanzitutto al sud della provincia, salutare il professor Zic, presidente dell'AICA, e tutti i convenuti qui a questo importante appuntamento che si sta dimostrando efficace, utile e ricco di spunti per chi, appunto, come stiamo facendo questa mattina qui, vuole fare delle riflessioni anche su come poi è possibile agire. Io vorrei farne con voi due, diciamo così, frutto anche del fatto che questa mattina abbiamo incrociato due elementi importanti: la scuola e la formazione continua. Una sulla scuola, forse è stato già detto qui in occasione di un appuntamento precedente, comunque per me, diciamo, è la prima volta che
in occasione della presentazione dei dati OCSE-PISA, tra l'altro la Regione Piemonte ha fatto un appuntamento qualche giorno fa, molto interessante, nel quale appunto sapete che si verificano le competenze dei quindicenni, oltre a dimostrare le difficoltà che abbiamo, il nostro paese non va molto bene, alcune regioni tra cui il Piemonte comunque è sopra la media OCSE, ma al di là di questo dato, la cosa che volevo raccontarvi è che il professor Trinchero della Facoltà di Scienze della Formazione ha fatto un'analisi dettagliata rispetto all'incidenza di alcune questioni sulla capacità poi di avere competenze o meno. E una delle domande che si è fatto e a cui è risposto è se, per esempio, la disponibilità di strumenti informatici aiuta ad aumentare le competenze. E la risposta è stata sì, ma sì con forza. Cioè, tra l'altro, visto in tutti i settori di istruzione. Quindi, come dire, siccome è la prima volta che si fa questo tipo di domanda nell'inchiesta, è proprio vero quello che diceva il professor Pellerei, e cioè che se per noi è evidente, adesso ce lo dicono anche i dati, la tecnologia informatica non è soltanto un modo per fare più velocemente o meglio le stesse cose che si facevano prima, ma si impara di più. E quindi questo, secondo me, è, diciamo, indica da solo la linea verso la quale andare. E cioè che bisogna potenziare e fare in modo che i nostri luoghi di apprendimento siano assolutamente attrezzati per questo. Siano attrezzati in modo tale che le lezioni, gli ambienti siano appunto forniti di questo materiale. Io devo dire che da questo punto di vista non è un problema di risorse, ovviamente è difficile attrezzare la scuola senza soldi, però qualcosa si sta facendo, ma per esempio è già successo anche qui che per esempio l'arrivo di una LIM in un'aula potrebbe non trovare gli insegnanti preparati a utilizzarla. Quindi la formazione degli insegnanti e fare in modo che gli insegnanti non occasionalmente ma ne facciano lo strumento in modo che appunto anche al liceo classico, perché la cosa impressionante è questa: noi abbiamo delle scuole dove sostanzialmente l'uso del computer è un aspetto abitudinario, ma abbiamo delle scuole, alcuni licei classici, dove non vedono mai il computer, come se appunto fare le materie letterarie sia alternativo all'utilizzo del computer, mentre invece vorremmo che si capisse che le cose sono assolutamente non compatibili, ma forse si fanno meglio appunto queste vicende. Quindi secondo me c'è bisogno di attrezzare, e guardate, la linea importante, la più importante da seguire è quella della formazione dei nostri insegnanti. Io credo che l'investimento sulla formazione degli insegnanti potrebbe aiutarci a raggiungere un po' di cose che sono state dette prima, cioè aiutare anche ad elevare il livello culturale del nostro paese. Io dico anche come assessore che però con gli insegnanti bisogna fare un patto. Bisogna fare un patto, e il patto è un patto morale, secondo me, prima di tutto. Gli insegnanti devono scontrarsi con il fatto che oggi sono l'unica categoria che può permettersi, come dire, di non finire bene il proprio lavoro. Cioè, voglio dire, non c'è nessun altro lavoro nel quale puoi dire ad un pezzo non funziona, vai via. Non so se mi spiego. Non sto inventando nulla di nuovo, lo dicevano già prima. Bisogna fare in modo che tutti gli studenti ce la facciano. E richiede un po' più di impegno, sicuramente. Voglio dire, oggi molto spesso la scuola viene presentata o viene ripresentata, niente di nuovo, come una scuola seria se boccia. Io sono dell'idea che la scuola è seria se promuove, nel senso di far crescere le persone.
Per fare questo, guardate, il rischio è che si torni ad una scuola che non è per tutti, o che non è più, non lo è già più, ma lo è in modo conclamato, non è scala sociale. Non va bene, non va bene, perché tutte le cose che abbiamo detto questa mattina hanno una premessa, che la spinta individuale a migliorarsi venga coltivata. Se invece noi, come dire, pensiamo che sia opportuno non investire su questo, abbiamo detto questa mattina un'altra cosa molto importante: non ci rimette soltanto quella persona, ma ci rimette il nostro sistema, io dico anche la nostra qualità della vita. L'altro aspetto, e su questo non sto a fare, l'avete già visto che nel programma è stato ricco delle esperienze fatte anche nella nostra realtà, queste esperienze ci danno ragione ad andare nella direzione e a rafforzarle. Questa mattina si è più parlato dell'aspetto della formazione continua. Ma io dico questo, che è vero che per quanto riguarda la formazione, soprattutto per gli adulti, c'è un combinato disposto che provoca le cose che abbiamo detto, e cioè per molti adulti la formazione viene vista come tempo perso, quindi si fa solo se serve, ma proprio deve essere chiaro che serve, perché ovviamente. E per le imprese soldi persi. E beh, se stiamo dentro questa situazione non ne usciamo. Io devo dire che da questo punto di vista non per nulla l'Europa ha deciso di finanziare la formazione. Cioè i finanziamenti pubblici sono perché si va dal di là di questo inghippo. E ce ne sono appunto tanti, sono stati spesi non tutti molto bene, però vanno fatte delle verifiche, e le verifiche, guardate, non sono verifiche che si fanno su delle opinioni, ci sono dei dati statistici. Per quanto mi riguarda è importantissimo che venga verificato appunto poi il successo di quella formazione, la tenuta del lavoro, l'occupabilità, eccetera, eccetera. In questo senso tutti gli elementi affrontati questa mattina sono tutti elementi importanti e di cui bisogna tenere conto. Devo dire che da questo punto di vista la legge che io condivido, la riforma del titolo quinto della Costituzione, costringe le regioni a fare la loro parte. Le regioni si devono dotare di leggi sulla formazione professionale, materia non concorrente, le più adeguate, le migliori possibili. Dove questo è stato fatto, quindi si è tenuto conto di tutto, ovviamente della responsabilità dell'uso di soldi pubblici, i controlli vengono fatti, come dire, abbiamo anche delle iniziative che sono molto interessanti. Ne abbiamo fatto di esperienze, ringrazio per Petenello per aver detto appunto che comunque qui abbiamo fatto dai voucher fino a tutta una serie di iniziative che comunque rispondono a quella domanda che veniva fatta all'inizio, cioè la formazione o viene sentita come un progetto di vita individuale e quindi che permette a me non solo di mantenere il posto di lavoro, che appunto non è un dettaglio, ma se possibile anche di migliorare, e questa premessa deve essere mantenuta. Questa mattina è stato affrontato un tema che invece è un tabù, che è quello dei fondi interprofessionali. Effettivamente da questo punto di vista è drammatico come questo aspetto sia sottovalutato. Io sono convinto che sarà costretto a venire fuori con forza, perché chi di noi si sta occupando del prossimo bilancio dell'Unione Europea sta vedendo appunto cosa succederà dal 2013 al 2020, quando, se tutto va bene, avremo per la formazione meno della metà dei soldi che abbiamo adesso, forse cambieremo atteggiamento. Intanto bisognerà fare ancora più attenzione a come spenderemo quei soldi pochi che abbiamo, ma sicuramente le altre risorse che ci sono e che hanno delle motivazioni molto forti devono venire fuori. Io credo che l'ultima considerazione di Petenello, quella sul clima del Paese, la faccio mia, nel senso che in realtà noi avevamo individuato in Italia lo strumento.
No, e una legge, seppur una legge finanziaria, aveva previsto l'istituzione dei CPIA, dei centri per l'istruzione degli adulti. Legge finanziaria del 2007 per il 2008, non ne è partito uno, anzi, quando dovevano partire sono stati già programmati tagli, quindi una cosa non ancora nata era già prevista che venisse ridimensionata, non ne è partito uno. Sono in imbarazzo invece i centri territoriali per l'istruzione, che poi appunto molto spesso si riducono a fare qualche corso per gli stranieri e qualche corso di informatica, però la sfida della formazione permanente, continua, per gli adulti è una sfida vera. È una sfida vera che il nostro Paese ha bisogno di comprendere come o la coglie o rimane indietro. E d'altronde, con le attese di vita che ci sono, giustamente, pensare che a 45-50 anni tu sia da rottamare è veramente inaccettabile. È inaccettabile. È inaccettabile per il nostro sistema, è inaccettabile per come prospettiva, come pensiero lungo delle cose che dobbiamo fare. Quindi a me pare che da questa mattina parta veramente con estrema chiarezza come l'incrocio tra una visione di un paese che mantiene un suo ruolo strategico nel mondo e che quindi che vuole mantenere una qualità della vita e dello sviluppo, non sto parlando di settori, perché vale per tutti i settori questo, all'altezza della nostra storia e anche di quello che abbiamo fatto, ebbene, deve assolutamente fare un investimento sulla formazione. In più, le nuove tecnologie sono lo strumento migliore per fare la formazione nel modo più efficace e quindi più coinvolgente anche per tutti noi. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Assessore D'Ottavio. Per chiudere, intanto una considerazione: se la sala è rimasta seduta ad ascoltare il dibattito, evidentemente è stato interessante e questo promuove i relatori e mi fa molto piacere. AICA, da tutta questa AICA che ci ha ospitato, da queste riflessioni, assume sempre di più il ruolo di un soggetto scientificamente autorevole per, almeno per un segmento del sapere, porre le basi per verificare le competenze, certificarle, qualificarle in un percorso di formazione continua. E ultimo, sono contento che ha chiuso l'assessore D'Ottavio, perché secondo me la formazione continua comincia comunque a scuola, perché se a scuola i ragazzi apprendono che imparare è fondamentale, poi dopo forse quel problema del lavoratore che non vuole continuare a studiare forse si attenua. La scuola, come sempre, assume un ruolo centrale nello sviluppo del Paese. Signori, grazie. Fermi tutti, abbiamo il Presidente. Chiedo ancora solo un secondo di pazienza. Bene, AICA, che in qualche misura è sempre alla ricerca anche di momenti innovativi per sostenere i processi di creazione e diffusione delle alte professionalità, ha ritenuto di individuare in Roberto Pettinello una persona che bene ha meritato su questo terreno, ed è per questo che gli consegniamo questa targa per il suo contributo alla diffusione dell'alta cultura informatica. Grazie. No, non preoccupatevi, volevo ringraziare molto l'AICA per questa cosa inaspettata e rara, è molto raro che, non dico dal punto di vista proprio di crescita, di uno scambio di idee fra noi, è una cosa a cui io credo molto e spero di andare avanti, ma insieme a tutti voi, perché come abbiamo detto un po' tutti, è un capitolo che deve crescere, insomma, dentro il Paese. Vi ringrazio molto.